Waiting for Nintendo Switch. Oggi, giovedì 23 febbraio, Virtual Boy. Già, davvero vi aspettavate che non trattassi questa console? Alcuni, dai commenti mi hanno fatto capire questo. Sarebbe stato stupido escluderla, a mio parere, per diverse ragioni. Innanzitutto perché è uscita e non possiamo negare l'evidenza. Poi perché in fondo ha avuto alcuni titoli belli, tipo questo gioco Mario Tennis, seppur appunto pochi. E anche perché volevo discutere con voi dell'argomento realtà virtuale, dato che Nintendo sta considerando l'opzione di un visore per lo Switch. Ma intanto godiamoci la intro di questo bel titolo che è Wario Land per Virtual Boy, appunto. È un capitolo a parte, quindi non è un remake di niente, di nessun Wario Land. E purtroppo l'ho già giocato, perché ho già provato a registrare questo video. Ma ovviamente sapete la maledizione del Let's Player, insomma dello YouTuber, che volevi registrare questo gioco? Bene, sarebbe davvero un peccato se non mettessi l'audio nel video, eh? Mamma mia, che odio, almeno non è successo per un Let's Play, però comunque è un fastidio assurdo. Possiamo notare diversi oggetti strani, tra cui in alto a sinistra è il solito gatto che adorano i giapponesi. C'è anche in Sticker Star e Color Splash. Ed eccoci qua. Wario, are you okay? Abbiamo preso il controllo di Wario, perché innanzitutto vi sarete chiesti la console è viola e non rossa come si aspettavano, come vi sareste aspettati? Perché non lo so, vi giuro non lo so, ho preso questo emulatore e me lo sono trovato viola, non c'è manco un'opzione per modificarlo, ma poco importa, vi risparmierete l'esplosione delle vostre... delle vostre membra, principalmente dei bulbi oculari, ma vabbè. Quindi sì, se eravate qui per atti di masochismo, ossia per perdere 12 gradi di vista, mi dispiace, ma siete nel posto sbagliato. Il viola è molto strano per sto gioco, ma vabbè, fa niente. Ok, moneta. C'è una nuvola moneta. Non ho ancora capito a cosa serve, ad essere sincero, O come raggiungerla. Non possiamo rompere queste rocce, pare. E non c'è uno schianto a terra. O sono io che non lo so fare, però boh. Non capisco il senso di sti blocchi a sto punto. Oppure c'è. Sì, c'è ed è soltanto quando avete il power up, ok. L'ho scoperto adesso. La valuta di sto gioco sono ste monete qua che troviamo in giro, ma anche dei cuori che appunto non ho manco capito a cosa servono, ma vabbè. Comunque, come gioco è davvero bello, non me l'aspettavo. È dinamico, è un platformer ben realizzato, level design ben realizzato. E ha anche questa meccanica degli strati, dei layer, che vabbè, dovrebbe dare il senso di profondità, eccetera, eccetera. Ma alla fine questo titolo, a parte questo, ma neanche, non si adatta molto con il Virtual Boy. Che abbiamo trovato il primo oggetto. Cos'è sta roba? Pare... cos'è? Aspetta, mi viene... Cacletta di Super Star Saga. In un certo senso. Potrei dire una cavolata, ma a me sembra lei. E anche il sonore è abbastanza bello. Comunque, passiamo all'argomento di oggi. L'argomento di oggi è per l'appunto la realtà virtuale. Personalmente non ho mai provato nessun visore. Aia. Né a fiere, robe varie, proprio zero.
Mi piacerebbe parecchio, ma boh. Secondo me i vari Google Cardboard, eccetera, eccetera, non possono dare lo stesso effetto, quindi per me è inutile prendere dei catorci del genere. Quindi aspetterò che i visori più prestigiosi, quel che è, ormai con la grammatica non ci siamo, lo so, calino di prezzo, perché sinceramente non penso spendere più di 200 euro per un visore, e già siamo un po' generosi. Non lo so, mi intriga la tecnologia, anche perché l'obiettivo di un visore, sì, qua ci sono dei minigiochi con un, non lo so, è tipo un ratto che guarda la televisione. Guarderà Tom e Jerry, forse. Vai là, Wario! Vai, vai là! Lo capisci adesso se lo dico nel linguaggio wa? No, non lo capisce. Sì, appunto, l'obiettivo del visore è immergerti ancora di più nel videogioco. E secondo me è una delle cose più importanti, l'immersione in un videogioco, se non la più importante. E se un gioco riesce a immergermi, diventa possibilmente uno dei miei preferiti. Che succede? Perché stanno bussando? Vi odio. Vabbè. Solo che costa troppo, ma come tutta la tecnologia, prima o poi calerà di prezzo, quindi siamo fiduciosi, dai. Niente, sfortuna immane. Mamma mia. Vabbè, pazienza. Andiamo avanti. Questi sono. Sono solo 14 livelli, a quanto pare. E un boss ogni 4 livelli, beh, ha anche senso questo. Un po' breve. Però, boh. Mi sta piacendo. Magari lo finisco, dato che è così breve. Dovrei riuscire a finirlo anche oggi, per carità. Oh, è la faccia. Ok. Invece ditemi voi se avete mai provato un visore per la realtà virtuale. E cosa ne pensate? Appunto, in caso di risposta positiva. È uscito da qua. Invece per lo Switch, Nintendo ha detto che ci sta pensando. E secondo me possono continuare a pensarci. Perché se sbagliano di nuovo come hanno sbagliato col Virtual Boy, meglio che non lasciano perdere completamente. Alla fine, sì, il Virtual Boy. Forse era una tecnologia, un'idea in generale, un'idea difficile da applicare per quei tempi, ecco, con la tecnologia di quei tempi. E finché questa tecnologia costa così tanto, non è molto, non ha molto appeal, almeno per me. Certo, c'è gente che caga soldi e vabbè, non si fa problemi a spendere 500 euro e passa per un visore, però io non cago soldi, mi dovete scusare, seppur vi sembra il contrario. Quindi non ne vale la pena, soprattutto un visore che costa più della console, no grazie. Ormai per la PS4 è finita così, il War costa più della console stessa, che ormai si trova sui 200-300 euro. Quindi andateci cauti, non mi rilasciate una cagata. Non penso lo faranno in qualunque caso. Questo è un power-up molto simpatico. Col casco che sputa fuoco. Sì, è fuoco. All'inizio pensavo fosse tipo, che so, vapore. Però poi, vedendo che si possono rompere blocchi con la fiamma sopra, fate 2 più 2 ed effettivamente è fuoco. Anche perché quando l'ho usato la prima volta era su un livello d'acqua. Oh, secondo oggetto. C'è un oggetto a livello? Beh, ha anche senso. Ok. Andiamo sullo sfondo.
Eh sì, sto gioco alla fine penso che il Virtual Boy non dà un grandissimo effetto di profondità. Più che altro Mario Tennis, sì. Ma Mario Tennis, sinceramente la serie Mario Tennis non mi ha mai entusiasmato. Cioè, per carità, ci ho giocato, ho comprato Mario Tennis Open. Ho giocato Mario Tennis 64, ho comprato anche Mario Power Tennis. Ma inevitabilmente stancano. Non lo so. Preferito anche fare sto gioco perché Mario Tennis l'ho trattato nella recensione del Virtual Boy. Livello d'acqua, odio totale, però vabbè. Ci sono sti pesci motosega. Squali, sì, circa. Questi qua sembrano Tuomp, ma non sono Tuomp. Aia. Fantastico. Torna indietro a prendermi il power up, eh. Sono astuto. Fortunatamente non si possono prendere i power up se l'avete già. Anche perché non c'è un punteggio. Cioè, o cuori o monete. Alla fine il punteggio è sempre stato inutile in Mario. Penso che l'abbiano inserito nel primo Mario perché la gente era fissata col punteggio a quei tempi, dato che gli arcade spopolavano. So che continuano a portarselo dietro, ma davvero. Non... Ditemi, chi di voi si. A chi di voi frega qualcosa del punteggio in un gioco di Mario? Nessuno. Money, soldi rosa. Molto fashion, sti soldi, li voglio. Ci pago lo Switch. Che ancora devo prenotare. Già, ogni giorno vi dirò, ancora devo prenotare Switch. Prima o poi lo farò. Facciamo una settimana dal lancio. È che vedermi volare via dal portafogli 400,96 euro è davvero non lo so, mi viene un colpo al cuore, ecco. E i bambini in Africa potevano mangiare il mio Switch, sapete. Che è successo? Ah, forse i cuori servono a prendere vite. Cioè, si sono azzerati. Poi hanno una. Solo due digit. Due cifre. Beh, delle volte ve l'ho detto. In alcune occasioni mi vengono i termini in inglese, ma non quelli in italiano. Sono strano, lo so. Oh, salve, pesce punk. E se n'è andato. Oh, cioè, è mancato poco. Cioè, è mancato poco. Non ci sono checkpoint. E questa è una cosa un po' fastidiosa, ma pazienza. Oh, tubo. Questo tubo non c'era andato prima. Cos'è? Un diamantone? Oh, una vita. Ok, le vite sono diamanti, forse. Alrighty. Bene, bene, bene. Giochi Nintendo che potrebbero stare bene con la realtà virtuale. Sì, ditemi la vostra. Secondo me forse F-Zero. Mario. No. Mario Kart. Mario Kart in prima persona. Mario Kart in prima persona sarebbe bello, con un bel volante. E un visore. Ora, magari devo tornare all'inizio del livello per una stupida chiave. Ah, era là. Sì, era là, era là. Era là. A sinistro. Bisogna esplorare bene. È che effettivamente uno va a destra, poi non ci pensa. È un po' una cosa che spesso mi spiazza. L'esplorazione in un gioco 2D è problematica perché andate da una parte e non saprete mai cosa avete perso nell'altra. Non so se è mai successo a voi questa sensazione di spiazzamento. Aia. Passa, stupido coso. Stupido Wario strambo. Che perde capelli. Quando subisce danno non ha senso. Ma vabbè. Sì, andiamo direttamente al dunque. Ci siamo, perfetto. Andiamo via di qui. Nah, minigiochi stupidi no. Ciao, stupido ratto. Eccoci.
Dove siamo? Siamo. Boss time. Esatto, questo dovrebbe essere un boss. Più o meno. Spoiler, è una cavolata. Si richiede i canonici tre colpi. E invece il vero boss arriva adesso. Boss che personalmente a me ricorda Yoshi's Island, sia perché è nello sfondo, sia dalla musica di introduzione. Sarò io? Boh, può darsi. Cacchio, è dura. Ok, adesso si avvicina e lo cogliamo nel sacco. Cacchio. Vieni qua. Perfetto. Dammi vita, dammi qualcosa. No, no, no. Non mi seguire. Non posso fare. La rincorsa. Ecco, morto, perfetto. Oh, che importa, tanto ho vinto. I did it. Più o meno, ok, lo ammetto, anche perché si capisce dal numero delle vite. Ho usato i save state. Quindi prima che vi mettete a scrivere robe all'anabofobico. D'anima non cambia il fatto che sei nabbo! Lo sei solo esplicitamente adesso! E ora sei pure ricco! 440 monete mi farebbero comodo per lo Switch. Yes. Possiamo andare avanti? Ossia, io andrò avanti perché è bellino come gioco. Un po' sclerotico per i boss, per trovare le chiavi, però per il resto. Ok. Pausa automatica. What the f. Ah sì, praticamente il gioco. Pensa alla vostra incolumità e vi dice quando fare una pausa. Vabbè, peccato perché questa ambientazione sembrava bella, ma vabbè, abbiamo fatto comunque abbastanza contenuti. Ci vediamo alla prossima, ossia domani, con il Nintendo 64. Bye bye.